Inizia male questo video. È l'ultimo giorno insieme a questa bestia. Devo lavarla e ridarla a chi di dovere. Mi ricordo come se fosse ieri il nostro primo incontro. La nostra prima curva assieme. Mi ricordo come se fosse un mese fa la prima volta che ti ho lavata. Ne abbiamo passate tante assieme. Ma proprio tante. E adesso un'ultima accensione, ragazzi. Grazie di aver retto a tutti gli atterraggi storti e corti, squadra mia. Non ti dimenticherò. Non si torna più indietro, ragazzi. Purtroppo questo è proprio un addio, ragazzi. Non c'è niente da fare. E la moto è già andata, purtroppo. Mi spiace. Scusate, non volevo far vedere. Scusate. Scusate, non vi ho spiegato niente ancora. Avete ragione, sarete molto confusi. Lo sono anch'io, non sto capendo niente. Però finalmente sono tornato in moto, in strada, dopo mille anni. Era dai tempi del mio KTM 125 che non andavo in giro in moto in strada. Avete visto che ho fatto la patente? Però voi vorrete sapere perché ho un Husqvarna 701 in mano. E soprattutto perché sul mio carrello c'erano due moto e non una. Prima fatemi raggiungere il buon Ivo e poi ne parliamo. Hello, I'm Sinna Toto Ghiri. Dai, Chicco, che cazzo c'è dentro i quami? C'è dentro la cacca dell'Alboreto sto camion. Chicco, Ivo in casa 4, Ivo in casa 4, grazie. Eccolo. Ah, e qui c'è un'altra. Ma c'è la marmitta originale o no? Ah, ecco, ops. Vabbè. Comparativa. Scusa, Chicco, ma quanto cazzo spara la tua moto? La madonna! Quella marmitta lì, porco zio, se spara. 15-18, quanto va? Devo fare benzerella! Quack. Oh! Come si chiama il posto dove stiamo andando? Colma di Sormano. Ma di che cazzo è colma? Ma è colma di che cosa? Ci sono tanti di quei Sormano che, mamma mia! Cosa? Ah, ok! Ho capito! Niente, il rumore! Del tombino lunga, madonna, ti sei interessato un po' troppo. Secondo voi, ragazzi, potevamo non prenderci l'acqua? Ragazzi, voi nel video direte: ma hai lasciato il cross per prendere motarde e quell'altra moto che avete visto? Secondo te? No, ragazzi, ovviamente andremo ancora in cross. Però, siccome mi volevano cambiare la moto a cross, gli ho detto: ma è che ce n'hai una con due ruote da strada? Proprio così. Mi hanno dato questa moto, il 701, e l'altra da provare un po'. Ma vi dirò di più: l'altra moto in realtà è un 125 quattro tempi, quindi perfetta per un neofita. Risenti la parola neofita. Chi è neofita secondo te? Devo dirlo. No, non dirlo. Lo facciamo vedere direttamente. Ciao ragazzi, questo è il mio nuovo mezzo. Eccoci qua, mi sento un po' a disagio. Contando che sono riuscito a flippare la mini moto elettrica, cerchiamo di non flippare anche questa. Allora, questa è l'Husqvarna Sbarpile. No, ho sbagliato già nome. Questa è la moto di Alboreto. Questa si chiama
Husqvarna Svartpilen 125 ed è perfetta per imparare ad andare in moto. No, ma io volevo capire una cosa, scusami. Perché tu sulle due ruote col motore? Vorrei sentire quanto mi sudano le mani, ma su giro i guanti, quindi non si può sentire. Basta cincischiare, è arrivato il momento. Mamma mia, che bestia. Come si sale sulla moto? Così, bene. Poi, cosa si fa? Sono in che marcia sono? Come in che Come si accende? Si gira così. Vediamo. Guarda lì, okay. Che bello questo quadro, okay. Digitale. È scritto che sono in neutro. Zero gear. Posso accenderlo? Sì, come si accende? Vai. Non si gira? Oh, come mai non va? Prova, riprova, scusami. No, non va. Non va? Come mai? No. Si è rotta la moto. E non va più. Io non ci credo. Cioè, tu pensavi che la moto si accendesse come la macchina? Eh beh, è una chiave. Ah, sì. Qua, ecco cos'era. Sì. Sì. Cioè, la chiave che si gira per la moto. Ma non si gira mai la chiave? Adesso, come si fa? Si schiaccia la frizione? Così va bene o devo schiacciare? Va bene. Qual è la frizione? Questo è il freno davanti, questo è il freno dietro. Schiacci frizione, metti la prima in giù. Sono in prima. Accenando leggermente, molli la frizione piano piano. Vai. Oh my god! Bello qua, oh! A uovo si mette, oh! Ma chi è? Non gli abbiamo detto che per fermarsi bisogna tirare la frizione. Oh, buono. Si fermi! Si fermi! Ci sei arrivato! Ci sei arrivato! Ok, lezione numero uno fatta. Dai, facci sentire come sgasi queste marce, prima e seconda e terza. Troppo! Vuoi spegnerla? Vediamo. No, è questo qua. Questo qui. Puoi spegnerla. Ok. Ci stava, ma ci stava. Buona, buona. Puttana. È un trapiccolo mortale sto coso. Quando prendi i buchi sembra che prendi un fosso. Tanto piove adesso, sì. Perfetto, possiamo andare a far benzina e poi andare a casa, Albi, con la moto, sì. Andiamo, ciao. Che idea di merda che c'hai, oh. Tu comunque volevi che andasse così, di la verità. Poi vi chiedete come mai pratico violenza fisica su questo individuo qua. Cioè, primo giorno in moto, chiaramente minacciava pioggia, perché lo sapevamo tutti. Allora, ci sono gli specchietti. Mi raccomando, Alboreto, usiamoli. Cioè, ma proprio la stiamo proprio vendendo. Oh, grazie Toto, eh. Oh, sei fortunato, devo dire. Ma le frecce come si mettono? È scivolosa? Dobbiamo andare dove? Ma porca puttana! Ma c'è l'acqua per terra! Ma c'è l'acqua, porca puttana! Che cazzo vuoi? Guarda, mi sto leggermente cagando sotto, ma giusto leggermente. Nella rotonda c'era l'acqua col sapone, cosa stanno facendo? L'ho fatta praticamente, la facevo più veloce a piedi. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi, non so se saranno ancora in stock, ma con questi guanti non si scivola sul sapone. Quindi se avete l'occasione comprateli, salvano la vita. Allora, Andise, pompa numero 2. Perché è partita? Ah, devo spostarmi in velocità. Andiamo di nuovo alla rotonda del sapone. E non so perché, ma in queste cazzo di pozzanghere c'è il sapone. Perché? Me lo spieghi? Mi spieghi perché c'è il sapone per terra? Adesso dove andiamo? Adesso ti faccio vedere una cosa che si fa sempre con gli amici. Sì, guarda. Tu fai così? No! No! Dove la cazzo l'ha messo? Bastardo. E quindi? Sei proprio un burlone. Madonna, ti tiro uno schiaffo. Ormai il re delle fottutissime partenze. Vedo che è bastato indicarti il guarda. Posteggio. Te l'ho indicato, non hai neanche detto niente, sei andato a posteggiare. Ma però sulla linea, vedi qua, no? Giusto giro oggi, salvando il secondo temporale. Vi dobbiamo salutare da questo punto, perché non vi facciamo vedere dove abitiamo, ovviamente. Esatto. Ringraziamo Husqvarna per aver reso questo video possibile. Un saluto. Un saluto. Ciao ragazzi. Ciao.